La metto online così taggo anche il negozio perché comunque si fa pubblicità, ma mi sono sempre dimenticata. Comunque, alla fine c'hanno un bellissimo incrocio davanti sul piede. L'accetto alla caviglia, tacco 6 glitterato rosa. Belle, 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 comodissime. Non ho avuto mai mezza voglia di togliermele il giorno del matrimonio, considerando che le ho messe intorno alle 3 del pomeriggio e sono rientrata a casa alle 4 del giorno dopo, no, forse anche alle 5, non mi ricordo. Sono andata dopo praticamente in catalessi e io le scarpe le ho tolte quando sono rientrata a casa. Ci ho ballato, ci ho camminato, ci ho fatto tutto quello che dovevo fare, nessunissimo problema, perfette. Perciò voglio fare il post su Instagram per almeno dare un po' di visibilità, perché sono state perfette. Non avrei mai immaginato un paio di scarpe così come le desideravo io. Bellissime. Poi, vestito scelto, scarpe scelte. Ci hanno messo 2 mesi per arrivare, stavo con l'ansia. Fotografo. Fotografo. Sono andata quasi del tutto spedita, perché io sapevo che cosa volevo e il primo a cui ho chiesto il servizio che volevo è stato il marito di una mia ex collega. Sapevo che era fotografo e sono andata direttamente da lui. La prima cosa che gli ho detto è: ciao, mi devo sposare. Non mi interessa l'anteprima, non è una cosa che mi interessi. Ma voglio il post perché io mi sposo nel pomeriggio e non voglio perdere tempo a fare fotografie durante il giorno del mio matrimonio e quindi voglio il post e voglio un fotografo che durante il giorno del mio matrimonio sia tipo Spider-Man, incollato ai muri, che non dia fastidio né a me né a mio marito né ai miei invitati, ma che riesca a fare tantissime belle fotografie. Ha detto: se tu rientri in questi standard, dimmi più o meno il costo e poi decido. Allora lui mi fa: se vuoi un fotografo mo di Spider-Man, purtroppo l'anteprima mi è necessaria perché giustamente devo studiare i movimenti tuoi e del tuo fidanzato all'epoca. E quindi l'anteprima è un modo per noi fotografi e per il fotografo e chi fa il video di studiare i movimenti, di modo tale che il giorno del tuo matrimonio non ti faccio foto che poi fanno schifo. E gli ho dato ragione. Va bene, ok. Però fate prima, siamo andati ad Erchi, è durata un'oretta, ma ci siamo divertiti, mamma, una pariata assurda. È stato molto molto divertente. Dopodiché mi fa: per il post va benissimo, non ti disturberò il giorno del tuo matrimonio, però giustamente dobbiamo creare una scaletta. E abbiamo creato una scaletta perché praticamente io volevo come fotografie delle cose ben precise. La mattina io ho dormito a casa mia qui, in camera da letto, con il mio promesso sposo all'epoca, ora sposo. E quindi volevo le prime foto qui in camera mia con e me e Marco vestiti con dei pigiamini simili ma a colori diversi, io rosa e Marco blu. Volevo le foto del trucco qui in camera mia, nella mia postazione make-up con la mia truccatrice, perché poi ho scelto anche la truccatrice. E poi lui sarebbe rimasto qui a casa con Marco, la famiglia di Marco, a fare le foto di rito del vestito, il fratello, i nipoti, eccetera. Io sarei andata a casa mia a finire l'acconciatura e a vestirmi, e lì avrei indossato la classica vestaglia, il sottoveste e vestaglia da sposa. E quindi, dopo che ha finito le foto qua con Marco, doveva scappare a casa mia per le foto in vestaglia dell'acconciatura, della vestizione. Della vestizione, le scarpe, i gioielli, eccetera, il velo, la mamma, il papà, la sorella, il cagnolino.
Quindi li ho fatti fare avanti e dietro, così come ho fatto fare avanti e dietro alla mia truccatrice, perché oltre a truccare me, volevo un make-up, non make-up per Marco, quindi semplicemente una sistemazione alle sopracciglia, eventuali rifiniture sulla barba e sistemazione delle ciglia, perché Marco ha le ciglia lunghissime. Ho fatto non gli mettere mascara, però se c'hai quello trasparente così gli apriamo un po' lo sguardo, è meglio. E nulla, quindi lei è dovuta venire a casa mia perché poi ha truccato a mia mamma e mia sorella. Che mia sorella, non ve l'ho ancora detto, è stata uno dei miei testimoni. C'è un casino di pazzi in questo video, scusatemi. Sarebbe stato forse meglio fare un Get Ready With Me soltanto sul racconto del matrimonio, ma va bene lo stesso. Comunque, i nostri testimoni sono stati quattro. Uno, mia sorella, perché sa che cosa mi conosce da quando lei è nata, quindi sa tutto. E invece gli altri tre sono i due coinquilini di Marco, all'epoca in cui ci siamo conosciuti, perché hanno vissuto l'inizio della frequentazione, l'inizio di tutto. E la terza testimone, è sempre un'amica di Marco, che se non era per lei che lo spingeva a venirmi a chiedere un accendino nel momento in cui io non stavo fumando, avevo smesso, probabilmente non saremmo qui oggi insieme, sposati. Quindi loro quattro erano i nostri testimoni. Poi cosa dirvi più? Allora, vestito detto, scarpe dette, fotografo detto, scelta della truccatrice. Allora, io mi trucco, continuo a truccarmi perché sennò qua non ce ne usciamo più. Io mi trucco da sempre, ma non ho mai fatto corsi né nulla, non mai. Cioè, io conosco il mio viso e basta. Quindi le cose che faccio sul mio viso è per gli standard, è perché ormai mi conosco, so che cosa mi sta bene e so che cosa non mi sta bene. Quindi non avevo. Pensate che io all'inizio avevo quasi deciso di truccarmi da sola, però poi ho pensato voglio fare un regalo a mia mamma e mia sorella e regalare anche a loro il make-up perfetto per quella giornata. E quindi alla fine ho scelto. La truccatrice che mi avrebbe dato la stessa qualità ma a un prezzo più basso. Quindi avevo selezionato tutta una serie di truccatrici sul Salernitano, e anche perché giustamente se si dovevano spostare gli avrei anche dovuto pagare la trasferta, quindi le ho scelte tutte sul Salernitano. Fortunatamente c'è Instagram e ci sono i social dove si propongono e si aiuta un pochettino anche la ricerca da parte degli utenti. E anche della truccatrice che ho scelto c'è il post dedicato su Instagram che gli ho fatto pubblicità perché è stata bravissima. Allora, il trucco giustamente era sul rosa, doveva essere sul rosa. Mi era piaciuto molto il trucco. Era di Annalisa Sanremo l'anno scorso, che era tutta la base rosa con una bellissima sfumatura marrone e l'occhio contornato con questa sfumatura di marroni, mi piaceva tantissimo, che poi era molto il look che io ho sempre ricreato, il colore sulla palpebra e la sfumatura nella rima, nella piegata palpebrale. Poi mi piace comunque un po' di contouring, io già ho gli zigomi relativamente importanti, però comunque mi piace. E quindi avevo iniziato a dire che cosa mi piaceva, che cosa non mi piaceva. Mi conviene fare un attimo il contorno perché sono qua, non ne esco più. Alla prova del trucco abbiamo iniziato a parlare che cosa mi piaceva, che cosa non mi piaceva, e mi ha fatto il trucco più o meno con le indicazioni. Mi sono fatta fare un occhio con la pencil technique, quindi molto molto marcata, molto
come si dice? No, statico, molto, mi viene il termine, molto grafico. E invece l'altro occhio, molto più dolce, delicato, con una sfumatura più tondeggiante. Alla fine ho scelto la versione tondeggiante perché è quella che più rispecchia i miei gusti. E durante la giornata gli ho inviato tutta una serie di feedback su come si stava comportando il trucco, che cosa mi stava piacendo di quel trucco, eccetera. Tant'è che alla fine della giornata, a questa poverina le avrò mandato, secondo me, 60 vocali. Perché poi ho iniziato a dire: vedi che questa cosa si sta comportando male, non mi piace questo illuminante perché lascia la pelle in un certo modo, proviamo a cambiarlo il giorno del matrimonio. Tutta una serie di messaggi. Alla fine abbiamo optato per evitare di fare il contouring con le creme, se non semplicemente di base, e poi sfumarla con le polveri. Allora, non mi ricordo dove eravamo arrivati perché mi si è staccata la batteria, quindi ero su nello spiegarmi come ho scelto la truccatrice. Anzi, no, le modifiche al trucco. Comunque, il giorno del matrimonio il trucco è stato stupendo, perfetto, è durato. Allora, io il trucco l'ho fatto la mattina intorno alle 10 più o meno qui a casa, con un ritocchino verso forse le 2. E poi, vabbè, mi ero preparata la mia pochette di emergenza che ho portato poi in giro con me. Quindi è stato un trucco perfetto tutta la giornata. È stata bravissima a seguire tutte le mie indicazioni su eventuali cosine che non mi erano piaciute nella prova trucco. Per quanto riguarda la Hair Styler, la parrucchiera, ho scelto una delle mie più care amiche. Questa ragazza mi fa i colpi di sole da sempre. Scusate i capelli, ma devo sistemare la frangetta. Una delle mie più care amiche storiche. La conosco da quando è nata, perché è nata, eravamo vicine di casa di rimpettaie, ed è nata nello stesso anno di mia sorella, nello stesso mese. Quindi praticamente coetaneissima, non coetanea, ma di più, coetaneissima di mia sorella. Lei sono anni che mi fa i colpi di sole, che dovrei anche rifare perché non li faccio dal giorno del matrimonio, dalle 2 settimane prima del matrimonio. Quindi sapevo già che lei sarebbe stata colei che mi avrebbe fatto l'acconciatura al mio matrimonio, ma lo sapevo già da quando ero piccola. Praticamente quando sognavo di sposarmi con Leonardo DiCaprio, già sapevo che l'acconciatura l'avrebbe fatta Noemi, cioè, non c'è storia. Lo scherzo. E nulla, ci siamo divertite tantissimo, ci siamo viste forse 4 volte per decidere l'acconciatura, intere mattinate a chiacchierare. È stato più bello, è stato aver scelto un'amica come parrucchiera, come acconciatrice al matrimonio, rende il tutto più bello, perché i momenti in cui ci sono le prove è un momento di gioia che passi con un'amica, quindi c'è la chiacchierata, c'è la gioia di voler stare insieme. Giustamente un professionista che ti vende il pacchetto per giorno sposa, vai, proviamo due acconciature e arrivederci. Magari fai un'altra prova per sicurezza, però quello è. Invece noi ne abbiamo fatte tantissime. Sia io sono andata a casa sua, che lei poi è venuta da mia mamma. È stato veramente divertente. E poi alla fine abbiamo scelto un'acconciatura, un semiraccolto. Io già sapevo che volevo un semiraccolto, anche sotto suo suggerimento, allungato con delle extension boccolo, me le ha imbroccolate sia i capelli che le extension, e come ferma acconciatura alla fine ho scelto, se li riesco a prendere, vabbè, questi fermagli che ho trovato su Amazon, molto carini. Magari se ritrovo il link ve lo metto giù nell'info box. Sono 4
quattro forcine con l'anima in rose gold e la pietrina bianca, tipo Swarovskino bianco. Molto carino, facevano un bellissimo effetto. Peccato che la mia acconciatura è durata. Abbiamo scelto la macchina aperta. La mia acconciatura perfetta, come nelle foto in camera da mia mamma e mio padre, è durata, boh, 2 ore, non lo so. Non so neanche se effettivamente era ancora decente quando sono arrivata in chiesa. Boh, non ho la più pallida idea. Veramente non ho la più pallida idea. Però nelle foto è venuta benissimo, era perfetta, tutta boccolosa, tutta tirata con il ciuffo, figa, era un'acconciatura figa. Poi, le bomboniere. Come bomboniere, diciamo ancora sì. Ho desiderato fortemente dei dolci del mio paese. Sapevo già che avrei voluto una bomboniera che includesse i dolci del mio paese, ma che richiamasse anche qualcosa di tipico salernitano o comunque della costiera. Quindi abbiamo optato per farci fare un contenitore dipinto a mano in ceramica vetrese da un artigiano salernitano e poi all'interno metterci i dolci del mio paese di Picerno. Quindi il mio desiderio è stato esaudito. Quindi avevamo questa bellissima confezione con sotto la base. Anche di questo c'è la foto su Instagram, c'era il nostro nome e cognome, la nostra data di matrimonio, perché non volevamo mettere i bigliettini all'interno che a me non mi sono mai piaciuti, e neanche a Marco, perché è la prima cosa che si prende e si butta. La confezione di ceramica non la prendi e la butti, cioè la dovresti rompere per poterla buttare. Comunque, quindi abbiamo fatto fare da questo artigiano questo vassoietto. E poi li abbiamo portati alla pasticceria a Picerno e c'erano quasi 300 grammi di dolci alle mandorle all'interno. Buonissimi! Me li sarei mangiati tutti quanti, erano troppo buoni. Veramente ottimi. Una buona selezione di dolci. Io devo sistemarmi questa frangetta. Ah, vabbè. Poi, sì, ora sarà un pochino dritta, ma piano piano si sistema. Allora, l'auto. All'inizio cercavamo un parente che avesse la macchina, sinceramente, per potercela risparmiare. Ma nessuno aveva una macchina per bene da poterci prestare e magari scegliere uno chaufferon zero per niente, proprio tutti macchine tra virgolette comuni, niente di super fashion o comunque una macchina adatta a uno sposalizio, come si diceva una volta. Quindi alla fine abbiamo optato per un maggiolone degli anni 60 aperto. Che ho fatto decorare da mia sorella perché lui mi ha proposto fiori finti, no grazie, oppure fiori veri da aggiungere giustamente ai fiori che poi abbiamo scelto per casa, per il duomo, eccetera. Quindi ho optato per comprare un tulle bianco e rosa glitter e chiedere a mia sorella, che è molto brava, ha un occhio veramente artistico per queste cose, e il giorno prima del matrimonio lei e il fidanzato mi sono andati ad addobbare la macchina, che era bellissima. Anche di questa c'è la foto online, il gruppo di foto online. Quindi, macchina detta. Ah, il fioraio. Fioraio, abbiamo scelto il secondo che abbiamo interpellato. Qualità prezzo lo stesso discorso. Io volevo rose bianche e rose rosa
E non volevo tappeto in chiesa perché il Duomo è bellissimo così com'è, quindi non volevo nessun tappeto. Volevo pochissimi addobbi floreali pesanti, se non in alcuni posti specifici, sotto la Madonna, sotto l'altare, giusti punti nevralgici. E volevo degli alberelli, visto che non ho fatto mettere tappeto, che creassero l'atmosfera, comunque la linea della navata centrale, che il Duomo ha una navata gigantesca centrale e poi ha due navate laterali, quindi volevo qualcosa che indicasse il percorso. Non mi si dovevano coprire i leoncini che stanno all'ingresso principale del Duomo perché sono adorabili, la prima cosa che ho chiesto. E poi le rose bianche, le rose rosa. A 2 giorni dal matrimonio andiamo a pagare l'anticipo. No, andiamo a saldare o pagare l'anticipo, non mi ricordo. E mi fa il fioraio: Elisa, ti devo dire una cosa terribile. Ho detto, mio Dio, che cosa è successo? Fino a 15 giorni fa eravamo pieni di rose bianche e rose rosa. Io così, no, no, voglio le mie roselline, ridatemi le mie roselline. E infatti io cercherò di fare tutto il possibile, però non so se riesco a fare tutto con il materiale che poi mi arriverà. Cioè, io stavo malissimo. Fino all'ultimo sono stata in pensiero perché le rose non erano abbastanza e alla fine non sono state abbastanza per poter creare anche il mio bouquet. Io a me non piacciono le peonie e le rose peonia, quindi l'incrocio. Non mi piacciono per niente. Il mio bouquet era di rose peonia bianche e rosa. Era bellissimo. Non pensate a male, era perfetto. Creato nelle giuste proporzioni di bianco e di rosa, fatto come lo volevo io, perché lo volevo tondeggiante, non gigante. Era bellissimo, ma non erano rose. Quindi, meh. Là ci sono rimasta veramente male, veramente. L'unica noticchia negativa. Vediamo se ho detto tutto. Abito l'abbiamo detto, anche se poi ci sono stati problemi, ma sorvoliamo. Magari ne riparliamo in un altro Get Ready With Me. Scarpe dette. Le fedi. Allora, io volevo una fede che stesse bene col mio anello di fidanzamento, quindi questo. Quindi abbiamo scelto questa forma poco bombata, più o meno di 3 grammi se non sbaglio. È leggermente piccola, forse l'avrei voluta un millimetrino un po' più grande, ma non c'era. E all'interno, vabbè, c'è il nome di mio marito e la data di matrimonio. E sopra abbiamo fatto incidere Destiny, perché la nostra storia è stata dettata dal destino, da tappe dettate dal destino, veramente. Qualsiasi cosa abbiamo fatto, che vi ho raccontato finora e che vi sto continuando a raccontare, sembra che le parche stessero costruendo il nostro destino sul loro telaio. Questa è la sensazione che abbiamo avuto sia io che mio marito, quindi abbiamo inciso Destiny. Poi vediamo un po', prendo Instagram giusto per apro Instagram giusto per ricordarmi se mi sono dimenticata qualcosa. Allora, perché come vi ho detto, ho fatto tutta una serie di post sull'organizzazione del matrimonio. Allora. Abito, fedi. Ah, il regalo di mia suocera, che ora ce l'ho qua sopra, vediamo se lo riesco a prendere. Allora, io volevo dei gioielli sul rosa, quindi ho iniziato a spulciare a destra e a sinistra e alla fine sono caduta, tra virgolette, su una parure di Stroli Oro. Allora, caduta. Questa è la parure con se ci sono i fari non si vede. No, secondo me non si riesce a vedere.
La linea si chiama Amélie e fa tutto, c'è tutta una serie di parure con la pietra all'interno di colore diverso. Io l'ho scelta in rosa, però c'è in azzurro, se non sbaglio, rosso, verde, non mi ricordo. Di questa parure c'è anche un anello che mio marito mi ha regalato per questo Natale che è appena trascorso, perché giustamente per regalo di mia suocera non avrei mai aggiunto anche l'anello, perché l'anello principale era questo. Però è bellissimo, l'ho messo anche al matrimonio di uno dei testimoni. Bello, bello, bello. Bellissimo regalo mia suocera. Poi, vediamo un po'. Vestito, che bomboniere, musica. Allora, in chiesa abbiamo scelto una cantante accompagnata da piano, molto brava, e anche di lei c'è il posto su Instagram. Io ho voluto la doppia marcia nuziale, all'ingresso quella più classica, che non mi ricordo i nomi, e all'uscita quella più strong, molto bella, il doppio effetto delle due marce nuziali. Poi che cosa c'ho d'altro da dire? Invece, come band al ricevimento, ah, non vi ho raccontato poi del posto di ricevimento, come ci siamo arrivati. Comunque, la band al ricevimento è, allora, li conosco da una vita. Chi abbiamo contattato prima faceva metal a Salerno ed era conosciuto come un grande metallaro. Ora si è lanciato verso il jazz. La sua moglie, che poi è anche bassista ed è stata la bassista del nostro matrimonio, è la mia tatuatrice. Lei mi ha tatuato il mio primo e per ora unico tatuaggio, ma a breve ne arriverà un altro. E il cantante pure lo conosco molto bene. Prima aveva una band che proponeva cover dei Nirvana e lui ha la voce identica. Abbiamo chiesto soltanto due richieste speciali: una il ballo, cioè il ballo con mio padre e il ballo con mio marito, il mio primo ballo con mio marito. Il ballo con mio marito doveva essere una canzone degli Scorpion. Bellissima, l'hanno fatta perfetta. E il ballo con papà era la canzone. Allora, Fiori di maggio di Concato, quella che fa "Tu che sei nata dove c'è sempre il sole". Da quella canzone che il mio papino nel lontano 84 mi dedicò alla mia nascita, praticamente. Quindi quando queste due canzoni, l'unica richiesta. Poi avevo chiesto praticamente i momenti musicali si sono suddivisi così: noi all'ingresso abbiamo avuto uno, due, tre, quattro momenti nella location. All'ingresso dove c'era l'aperitivo di benvenuto per i nostri ospiti, c'era solo la musica di sottofondo e c'era un'amica della mamma del mio fidanzato, ex all'epoca fidanzato, che è una cantante molto brava. Che ci ha fatto un po' di canzoni di classiche napoletane. È stato molto bello anche quel momento. Il secondo momento, chiamato la passeggiata gastronomica, c'erano le due chitarre e hanno fatto un po' di rock. Mi verrebbe da dire tranquillo, ma a un certo punto alla fine ci ho fatto mettere anche Nirvana. Sono stati così bravi che uno dei nostri testimoni, e gli piace la musica, il suo gruppo preferito sono i Pink Floyd, a un certo punto ho fatto vicino a Marco, ma hai scelto tu la filodiffusione? Gli avevo detto no, vedi che stanno suonando dal vivo i ragazzi, stanno là fuori con le due chitarre. E poi alla cena. C'era proprio la band al completo, quindi le due chitarre, la bassista e il batterista, e abbiamo fatto rock and roll, tipo degli anni 50, così un po' via via, ci siamo scatenate. E infine
fine, al taglio della torta e post taglio della torta, c'era una selezione di brani remixati, quindi non dal vivo, forse l'unico pezzo della serata in cui non c'era musica dal vivo, ma tutti i brani selezionati da noi e che sono stati messi così un po' per accompagnare il taglio della torta e il post taglio della torta, dove io mi stavo fumando un bel sigarozzo e mi stavo bevendo un rum da paura. Ho bevucchiato. Sì, ho bevucchiato. Poi, la scelta della location. Mi sto quasi scaricando la batteria, ma ho quasi finito. Allora, abbiamo visto diverse location. Io non volevo andare in costiera per il semplice motivo che non ho voglia di andarmi a vomitare prima di andare a mangiare, perché la costiera, vuoi o non vuoi, ti uccide lo stomaco. Io all'inizio volevo un lido attrezzato per poter ospitare tutti i nostri ospiti, quindi anche al chiuso, che giustamente facesse ristorazione, però questo avrebbe significato dover prendere una wedding planner e io non la volevo. Quindi siamo andati alla ricerca di diversi locali, alla fine erano rimasti in lizza due locali, uno sul... a pochi passi dal mare, di nascita recentissima, nel senso che era poco prima del Covid, ma aveva iniziato a lavorare nel 2022. Praticamente noi siamo stati uno dei primi matrimoni. Qualcosa hanno fatto nel 2021, ma niente di più. Alla fine abbiamo scelto questo posto perché è gigante, la sala è bellissima, la sala stella che abbiamo scelto, bianca, elegante, perfetta, e aveva tanti spazi utilizzabili in tante maniere differenti. Quindi noi siamo entrati in un posto, poi abbiamo percorso tutta la stradina con l'arco di fiori che ha voluto Marco, e siamo andati alla passeggiata gastronomica dove c'era tutti i tavolini non assegnati e ti potevi prendere tutto ciò che volevi. Era tutto buonissimo, anche la pizza, per esempio. Poi la sala dove abbiamo scelto i due primi, il secondo, poi il cellulare che suona. E poi alla fine, su in terrazza, abbiamo fatto taglio della torta e free bar, rummeria con sigarozzo e cioccolato. Questa è una cosa che non avrei mai detto di no. Sì, lo voglio. Sì, lo voglio. Vabbè, dolci, tagliata di frutta, la torta, rum, liquori vari, sembra tutto a disposizione free. Ed era in un altro spazio molto grande, dove abbiamo continuato comunque a ballare perché avevamo fatto la selezione di brani ballabili dagli anni 70 fino al 2000 praticamente. Abbiamo fatto una selezione di 600 brani, se l'è fatta Marco perché lui è chitarrista e anche chitarrista oltre ad essere uno psicologo e amante della musica, quindi la questione scegli tu i brani, cioè proprio fatto amore vai scegli tu i brani. L'unica selezione che ho ricontrollato, perché sono una pignola, è stata quella del taglio della torta, perché desideravo dei brani che richiamassero un po' la nostra, anche se brevissima, storia, comunque la nostra storia. Non volevo sì canzoni romantiche, ma che a noi non sapevano né di carne né di pesce. E quindi abbiamo scelto l'Isola Verde e ci siamo trovati benissimo. C'era una stanza subito dopo il ricevimento, ma visto che la mattina del mio matrimonio ho avuto anche la fortuna di avere il ciclo, sì, lo dico, qua lo dico e qua non lo nego. Dopo che ho lasciato questa casa e sono andata da mamma per continuare le foto e la preparazione, sono andata in bagno e mi è venuto il ciclo. Io mi sono sposata con il ciclo. È stato bruttissimo. Non me ne sono neanche accorta. Ero così emozionata, così, che non me ne sono accorta. Quindi abbiamo rifiutato la stanza la sera, ma poi il gestore ce l'ha proposta la settimana dopo, quindi siamo fatti un'altra scenetta romantica, ci siamo fatti la sera, la notte abbiamo pernottato lì, e il giorno dopo, visto che a fianco ci sono delle piscine con gli scivoli, eccetera, abbiamo fatto anche la giornata
in piscina. Allora, direi che per ora vi ho raccontato tutto, ma vi vorrei ancora raccontare del giorno del mio matrimonio, del nostro matrimonio. Quindi, io propongo questo, visto che mi sono truccata, sono pronta, possiamo andare a cenare stasera. Vorrei per i prossimi video vorrei organizzarmi così. Farò un altro Get Ready With Me, dove vi racconto promessa di matrimonio, giorno del matrimonio, eventualmente lo shooting pre e post, perché il post è stato divertentissimo. Il pre ci siamo schiattati, ma il post è stato ancora più bello. Quindi facciamo così. Registrerò un altro Get Ready With Me con queste argomentazioni. Poi nel frattempo cerco di montare questo, così se mi sono persa qualche punto lo dirò nel prossimo Get Ready With Me. Dopodiché ho una caterbata di prodotti finiti, una caterbata di prodotti acquistati e regalati, e una caterbata di prodotti da recensirvi. Quindi magari farò un video un po' di prodotti finiti, un altro video con un po' di prodotti acquistati e regalati, un altro po' di video con prodotti recensiti. Spero che nei prossimi mesi di gestire tutto questo, anche perché, ultima notizia, siamo stati benedetti da una cucciolina. Aspettiamo una piccola Diana, arriverà tra fine marzo e inizio aprile. Siamo dei genitori ansiosi di abbracciare la nostra cucciolotta, perché ormai siamo al settimo mese. Siamo stati benedetti subito dopo il matrimonio, praticamente. La desideravamo tanto ed è arrivata, quindi dovrei fare questi video prima di andare in maternità. Quindi spero di fare tutti questi video il prima possibile, ok? Io vi ringrazio per aver visto, se siete riusciti ad arrivare fino in fondo e aver visto questo video. Spero che queste chiacchiere vi abbiano fatto compagnia, voi ne avete fatto a me. E nulla, se ti è piaciuto il video, mi raccomando, metti un pollice in su. Se non sei ancora iscritta al canale, ti invito a iscriverti al canale. Aia, la piccola mi ha dato un calcio. E nulla, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!